Ciao ragazzi, oggi vedremo qual è il gioco roleplay migliore tra Brookhaven e Livetopia. Esatto ragazzi, esamineremo 5 punti, ovvero mappa, animazioni e azioni, veicoli, case e aggiornamenti e giocatori quotidiani. Per ogni punto positivo il gioco otterrà una stella, alla fine il gioco con più stelle avrà vinto! Iniziamo subito con il primo punto da prendere in esame, la mappa! Beh, la mappa di Livetopia è davvero davvero enorme, si estende per la foresta, foresta oscura, isola, è davvero enorme, forse anche troppo. Eh sì, è vero, è vero. Infatti io ci ho giocato una volta a Livetopia, però ad un certo punto non riuscivo più, cioè non sapevo più dove andare perché è troppo grande. Allora, forse è anche troppo dispersiva. Cioè, qui non riusciresti mai a incontrare nuovi amici e a farti nuove amicizie. Però devo dire che per le persone che gli piace esplorare, questo è davvero il gioco perfetto. Perché passerete ore ad esplorare tutta quanta la mappa di Livetopia. E non solo, Livetopia fa anche un sacco di sponsorizzazioni come questa per la L'Oréal Paris. Wow, tu la usi la L'Oréal Paris per tutte le creme? No, ma non mi piace. Oh, però sì, è molto famosa, carina, carina come cosa. Invece, ragazzi, Brookhaven, come tutti saprete sicuramente, è un po' più piccolina, la mappa è un po' più piccolina, però comunque c'è un lato positivo e uno negativo, ovviamente. Quello positivo è che ci si può ritrovare spesso con gli amici, cioè è facile trovare le persone su Brookhaven, no? E anche giocare con gli altri giocatori, fare amicizie, appunto perché la mappa è più piccolina. Invece quello negativo è che comunque le cose sono queste, cioè tutto concentrato qui, quindi su Livetopia ci sono più cose da fare, ecco. Una cosa carina su Livetopia è che si può andare direttamente in qualsiasi punto della mappa direttamente con la navigazione, cosa che non c'è su Brookhaven. Infatti questa cosa è davvero davvero fantastica. Sì ragazzi, perché questa cosa la trovo molto molto carina. Infatti io odio quando su Brookhaven mi dicono tipo vai all'aeroporto, ecco. Col polletto ora mi ha detto vai all'aeroporto, ma io sto girando da 3 ore perché non ricordo dove è l'aeroporto. Io ormai lo so a memoria, ma la polletta no. Invece queste frecce ad esempio ci aiutano ad esplorare tutta la mappa di Livetopia e a raggiungere facilmente tutti i punti in cui noi vogliamo andare. Quindi questa cosa è un punto in più per Livetopia. Ma ora andremo ad esaminare un po' i principali infrastrutture che ci sono su entrambi i giochi. Per esempio questo è l'aeroporto di Livetopia e devo essere sincero, è molto molto più grande di quello di Brookhaven. Questo potrebbe essere un punto a favore per tutte quelle persone che gli piace davvero davvero esplorare i giochi. Infatti penso che fare un roleplay qui è davvero davvero bello, perché l'aeroporto è ben fatto e ci sono tante cose con cui interagire. La sala VIP, ecco, proprio il gate, cioè che a differenza di quello di Brookhaven praticamente nel gate ti entra soltanto una gamba. Ecco, questo invece è l'aeroporto di Brookhaven, questa è l'entrata, qui c'è, vedete, la security dove ti fanno i controlli, qui si entra, cioè praticamente è veramente una briciola in confronto a quello di Livetopia, voglio dire, ecco, qui ci sono tutti i voli, qui si entra per andare dentro l'aereo, cioè raga è veramente molto 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 piccolo. Infatti su questa cosa Brookhaven potrebbe migliorare secondo me, ma mio personalissimo pensiero. Ora invece andiamo a vedere la scuola di questi due giochi. Questa è la Topia School vs la Brookhaven School. Allora, siamo sempre lì, come l'aeroporto, la Topia School è davvero davvero immensa. C'è l'ufficio del preside, ci sono tantissime aule in più rispetto a quelle di Brookhaven e non solo, c'è anche, ecco, la ginnastica artistica, ci sono tante cose molto particolari. Spettacolare. Sì, che non ci sono su Brookhaven. E ci sono anche molte più cose con cui naturalmente si può interagire. E non è da poco. Ecco, guardate, c'è il teatro, c'è l'aula di inglese, il ripostiglio. Ci sono tantissime cose in più rispetto a quella di Brookhaven. Quindi devo essere sincero, anche qui, oh mio Dio, c'è uno zombie anche. Anche qui si può giocare a palla come anche a Brookhaven. E anche qui devo essere sincero, è più grande, è fatto meglio, però è molto più dispersivo rispetto a Brookhaven. Diciamo che più o meno per la scuola Livetopia e Brookhaven hanno le stesse cose, però la mappa di Livetopia è molto più curata nei dettagli rispetto a quella di Brookhaven. Quindi ora andiamo a tirare le votazioni per la mappa. Io mi sento di dare una stella ad entrambi i giochi. Perché una stella ad entrambi i giochi? Allora, per il primo punto è che comunque Livetopia, la mappa è più grande, permette tante ore di esplorazione ed è molto curata. Quindi una stella se la merita e ci sono anche tantissime cose che si possono fare. Quindi sicuramente per esplorazione
e per anche fare dei roleplay, la mappa di Lavetovia è davvero, davvero migliore rispetto a quella di Brookhaven. Già, è vero, su questa cosa sono d'accordo con il Polletto, però c'è un però. Io do una stella anche a Brookhaven perché la mappa è molto più familiare, quindi c'è possibilità di incontrarsi con gli amici, cosa diciamo un po' difficile su Lavetovia. E un'altra cosa che Brookhaven ha sono i theme pack, che è vero che alcuni si prendono solo con i Robux, però comunque altri sono gratuiti e questa è una cosa che Lavetovia non ha. Sì, questo è vero, e infatti rende Brookhaven molto migliore per fare i roleplay, perché può cambiare anche la mappa. Ecco, ad esempio vi faccio vedere, ragazzi, che ne so. Ecco, ad esempio io adesso ho messo questo, che è il theme pack della città. Praticamente, quindi se voi volete fare un roleplay in cui siete, non so, in una città, ambientato in una città, lo potete fare. Quindi per la mappa una stella per uno, sia a Brookhaven che a Lavetovia. Quindi 1-1 per adesso, pari. Ora andiamo a vedere com'è l'esperienza delle animazioni e delle azioni su entrambi i giochi. Queste sono tutte le azioni che possiamo fare su Lavetovia e sono davvero, davvero tantissime. E non solo, sono anche ben fatte, sono molto fluide e non è facile trovare animazioni così ben fatte. Potrebbe battere anche Brookhaven. Forse sì, Polletto. Ci sono davvero tantissime animazioni che permettono di fare dei roleplay davvero davvero molto belli. Vediamo per esempio l'animazione delle mani in alto. Come potete vedere, quella di Lavetovia è molto più fluida, si vede proprio che tira sulle mani e le va alzare, quando invece quella su Brookhaven le tira direttamente su, quindi è molto fatto meglio. Vediamo anche furtivo come è molto più delicato, si vede proprio, le animazioni sono molto più fluide su Lavetovia. Vediamo per esempio l'animazione del ciao, un'altra cosa proprio su Lavetovia, sono molto molto migliori, è molto ben fatta, sì, devo essere sincero, e ci sono anche molte più animazioni rispetto a quelle di Brookhaven. Per quanto riguarda le animazioni, quelle di Lavetovia sono molto meglio e molto ben fatte, però per quanto riguarda invece le facce, Brookhaven ne ha molte molte di più, quindi è molto più facile tipo variare tra una faccia e l'altra. Già ragazzi, guardate su Brookhaven quante ce ne sono, veramente tantissime, anche se poi alcune sono inutilizzabili. Esatto, inutilizzabili, perché però, solo perché ha il premium, giusto? Esatto. Quindi, però su questa cosa va dato un vantaggio a Brookhaven rispetto alla Lavetovia. Esatto. Ed ora andiamo a vedere anche il discorso inventario. Allora, il discorso inventario vince a mani basse Brookhaven. Perché vince a mani basse a Brookhaven? Perché con l'ultimo aggiornamento si può aggiungere facilmente qualsiasi oggetto direttamente dal negozio di Roblox a quello che noi indossiamo. Quindi, senza neanche vederlo, vince a mani basse Brookhaven. Sì, su questa cosa Brookhaven veramente ha fatto una cosa veramente figa. Esatto, sì. E non solo, perché su Brookhaven da qualche tempo a questa parte si può cambiare anche il tipo di corpo direttamente proprio dal gioco, da Brookhaven. Per esempio, io voglio decidere di farmi uomo, un avatar uomo, ecco qui. Ah, è bruttissimo! Oppure, che ne so, oppure questo, voglio questo qui un po' più quadrato. Eccolo qui. Sembri un cubo di Rubik. È vero, sì, sembra un cubo di Rubik. Adesso però voglio ritornare donna. Eccomi qui. Questa è una cosa che sulla Lavetovia non si può fare. Quindi questo è un punto che diamo a mani basse a Brookhaven. Quindi esperienza generale tra animazioni, inventario e facce. Anche se le animazioni sulla Lavetovia sono di più e sono più fluide, Brookhaven vince perché c'è una personalizzazione del personaggio davvero davvero devastante. Esatto, quindi questo punto lo prende Brookhaven. Ok, siamo 2-1, ma ora andiamo a vedere i veicoli che ci sono su Lavetovia e quelli che invece ci sono su Brookhaven. Io penso che i veicoli siano la parte più importante degli RP, perché con i veicoli si può andare a rendere comunque il roleplay molto più realistico. E io devo essere sincero, io sono rimasto sbalordito dalla quantità di veicoli per roleplay, anche se molti sono a pagamento, ma dopo andiamo a parlare anche dei pass, anche se molti sono a pagamento, che ci sono su Lavetovia. Ci sono addirittura moto d'acqua, bello, aerei e veicoli per roleplay di tutti i tipi, ce ne sono molti di più rispetto a Brookhaven. E anche se molti di questi sono a pagamento, che ora andiamo subito a vedere poi anche i pass. Quindi beh, andiamo a vedere anche la differenza su Brookhaven dei pass. Sono a pagamento comunque alcuni. Sì, quindi sì, esatto, ci sta. Però forse questo punto lo prenderà Lavetovia. Lavetovia per i veicoli, ragazzi, ce ne ha davvero davvero molti, moltissimi. Anche se
una cosa che ha Brookhaven che la Vetopia non ha è che è la possibilità che quando metti il veicolo puoi cambiare la tipologia del veicolo. Sì, è vero ragazzi che su Brookhaven ci sono molti meno veicoli, però su alcuni veicoli c'è la possibilità di cambiare, ecco, tipo questo furgoncino bianco può diventare un furgoncino delle news, ok, del telegiornale, oppure un furgoncino di un operaio. Diciamo, questa cosa è molto carina. Esatto, e questa cosa sulla Vetopia non c'è. Purtroppo sulla Vetopia quei veicoli che sono non si possono modificare e rimangono quelli. Non si può modificare il colore, però devo essere sincero, le macchine sono molto più fluide. Io vi posso dire che le auto su Brookhaven letteralmente non girano, mentre invece sulla Vetopia girano e anche bene. No, e infatti non solo. Io ad esempio non sono capace a guidare su Brookhaven. Esatto, e vanno, e devo essere sincero, sulla Vetopia vanno anche a una velocità discreta senza il pass, che invece su Brookhaven comunque è necessario un pass per farlo andare un po' più veloce, perché sennò altrimenti va a velocità proprio camminata. Fai prima a piedi. Esatto, fai prima a piedi correndo. No, su Brookhaven comunque assurdo, cioè e, guardate. E un'altra cosa in più sulla Vetopia è che i veicoli sono più curati rispetto a quelli di Brookhaven. Quindi, anche se il numero di veicoli è uguale paradossalmente, perché su Brookhaven potendo personalizzare i veicoli c'è più personalizzazione sui veicoli e questo quindi rende il numero più o meno uguale, comunque sulla Vetopia i veicoli sono più curati, la guida è più fluida, quindi noi decidiamo di dare il punto per quanto riguarda i veicoli alla Vetopia. Eh sì, esatto. Quindi siamo a 2 stelle pari. Ok ragazzi, ora andiamo a vedere le case e devo essere sincero, come per i veicoli sono rimasto un'altra volta sbalordito dalla quantità enorme di case che ci sono sulla Vetopia. Sono quasi il triplo rispetto a quelle di Brookhaven. E moltissime, praticamente gratuite. Esatto, e ce ne sono anche molte, molte, molte di molti tipi, come ad esempio c'è questo che è un parco giochi. Ci sono davvero anche dei negozi che si possono mettere che su Brookhaven non ci sono. Ma andiamo a vedere qualcuna e vediamo come sono le case all'interno. Ok, allora io metto questa qui. Io volevo mettere questa perché davvero mi è piaciuta subito. È una casa gratuita, naturalmente vediamo le case gratuite così siamo a pari. Guarda, sembra la casa spettacolo. Della principessa Peach. Sembra la casa della principessa Peach di Bowser. Ma anche che casa è? Non è una casa. Ma dietro che cosa c'è? Non c'è niente. Non è una casa, è una finta casa. È fake. Ti hanno trollato. No, sono stato trollato. Leviamo la carta. Vediamo un'altra. Vabbè, prova a entrarci perché, scusa, mi sembra strano che è su casa. Eh sì. Sì, ragazzi, è una casa finta, quindi prova. Dice cosa c'è qui, cosa possiamo fare? No, vabbè. No, che figata. C'è una casa gonfiabile. È una casa gonfiabile. No, vabbè cioè, ragazzi, punta alla Vetopia a mani basse. Che cosa hanno creato? Ma è bellissima. No, cioè, ma è troppo particolare. No, che figata, pazzesca. Guarda che... Cioè... Oh mio Dio! Te l'ho detto, ti sembra tipo una casa magica. Ma diventa devastante. No, devo essere sincero, questa non me l'aspettavo. Non c'è proprio paragone, raga. Sono proprio rimasto sbalordito. Con tutto che mi piace Brookhaven, questa invece è la casa che poi è una delle case più belle di Brookhaven. Ora... Sì, una delle ultime. Allora, c'è una cosa bella perché hanno fatto tipo per Halloween, rip, vedete tutte le tombe qui? Sì, 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 che invece su Halloween ho visto che sulla Vetopia non hanno fatto praticamente nulla. Beh, ci sono i zombie, no, ci sono, io l'ho visti. Sì, ci sono però... i zombie e poi in piazza mi sembra che c'è qualcosa. Qualche fantasmino, però non mi è piaciuto più. Vedi, poi fuori c'è la zucchetta. E questa è una delle case più belle di Brookhaven. Brookhaven, sai che c'è? Che sì, sono carine le è cose. È più sempliciotto. Sì, non ci sono dettagli. Non è curato come la Vetopia. Però a volte i dettagli possono fare la differenza. Quindi, secondo me, sulle case il punto lo prende la Vetopia. Sì, e stiamo già a 3-2. 3-2, sì. Quindi il punto per le case lo prende la Vetopia. Siamo 3-2 per la Vetopia. Ora c'è il punto decisivo, ossia gli aggiornamenti, i pass e quanti poi giocatori effettivamente giocano alla Vetopia e giocano a Brookhaven. Allora, la prima cosa che andiamo ad esaminare sono i pass. Sempre partiamo dalla Vetopia e sulla Vetopia i pass sono davvero, davvero tanti. Questo potrebbe sembrare un punto a favore, ma non lo è decisamente. Perché tanti pass vuol dire meno cose che puoi fare pubblicamente. Perché tanti pass vuol dire meno cose che si possono fare gratuitamente e non solo. Anche se su Brookhaven i costi sono elevati, sulla Vetopia
sono davvero 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 esagerati. Cioè, per esempio, questo costa 200 Robux e ti può far portare semplicemente tre cani insieme. Cioè, è davvero un costo esorbitante. Ma ci sono anche pass che arrivano sui 1250 Robux a pass, che sono davvero tanti, come ad esempio questo 1400 Robux, per poi alla fine avere uno yacht, una nave da pirata, che comunque 1400 Robux sono comunque quasi 14 euro, e non è una piccola cifra. In più comunque con i pass di Livetopia ti dà soltanto delle cose che puoi aggiungere, e in più c'è anche il pass per la personalizzazione del server, per personalizzare il meteo e delle altre piccole cosette, quando invece su Brookhaven con il server privato sono gratuite. Invece su Brookhaven ci sono diversi pass, ad esempio quello per bloccare le facce. Quello più costoso è questo qui, dove praticamente c'è la possibilità di aggiungere nuovi edifici, e costa la bellezza di 800 Robux, però confrontato ai prezzi di Livetopia sono molto più contenuti. Sì, esatto, e poi comunque i pass sono pochi, diciamo più o meno con 3.000-4.000 Robux e li compri tutti, mentre invece su Livetopia non ti basta davvero una headless per prenderli tutti, è perché costano davvero un'esorbitanza. Cioè, questo per esempio, per avere comunque la roba di Halloween devi pagare 1.000 Robux per il pass, quando invece su Brookhaven è gratuito, quindi questo lo rende più appetibile a molte persone rispetto alla Livetopia. Quindi io direi che per quanto riguarda i pass, il punto va a Brookhaven. Brookhaven, sì ragazzi, ma decisamente. Esatto, ma non è l'unico punto che prenderà anche qui, perché se andiamo a vedere gli aggiornamenti, io posso essere sincero, è vero che la mappa di Livetopia è più grande, quindi naturalmente non può, cioè, permettere tante cose lungo la mappa, dovrebbe essere davvero un lavoro immenso, però a me piace molto di più come hanno fatto l'aggiornamento per esempio di Halloween su Brookhaven. E non solo, ho anche notato che su Brookhaven viene aggiornato molto di più rispetto all'Artopia, quindi anche questo piccolo punticino lo prende Brookhaven. E come ultima cosa andiamo a vedere i giocatori, quanti giocatori attivi ci sono su questi due giochi popolari di Roleplay su Roblox. Questa è la pagina di accesso ai giochi e questa è la pagina di Livetopia. Allora, come potete vedere, Livetopia utenti attivi al momento 19.000 e 4 billions di visite. 15 persone possono entrare nel server e da 1 milione di pollici in su. Ok ragazzi, invece questa è la schermata di Brookhaven e in questo momento ci sono 440.000 utenti attivi, cioè 440.000 persone che stanno giocando a Brookhaven. Quindi se noi prendiamo i giocatori di Livetopia e li moltiplichiamo per 22, non raggiungiamo il numero di giocatori che attualmente stanno giocando su Brookhaven, perché Brookhaven è il gioco più giocato al mondo. Questo che cosa significa? Significa che su Brookhaven si possono incontrare molti più amici e fare delle nuove amicizie, e questa è davvero una cosa importante per Roblox, perché la piattaforma di Roblox nasce proprio per questo, per fare nuove amicizie e per divertirsi. Poi 18 milioni, cioè ragazzi 18 milioni sono tantissimi, hanno aggiunto Brookhaven ai preferiti. 18 milioni ragazzi, quasi completamente ogni giocatore di Roblox ha messo Brookhaven tra le sue esperienze preferite. Le visite su Brookhaven, ovvero quante persone hanno giocato poi effettivamente a Brookhaven, sono 38 billions. Cioè, raga, sono tantissimi, tantissimi. Mentre invece sulla Livetopia sono soltanto 4 billions. Però c'è una cosa da dire, ovvero che Brookhaven è stato creato un anno prima di Livetopia. Un'altra cosa molto importante è che su Brookhaven la dimensione del server è di 18 persone, mentre invece su Livetopia è solo di 15. Vabbè, dai, sono solo 3 in più. Lo so, però sono 3 amici in più con cui si può giocare. Beh, quello è vero, quello è vero. Quindi, questa stella la prende Brookhaven, quindi praticamente a livello di stelle siamo 3 stelle pari, 3 stelle Livetopia, 3 stelle Brookhaven. Tu Polletta, quale gioco preferisci tra Livetopia e Brookhaven? Perché siamo a 3 stelle pari. Allora, io personalmente, cioè vedendolo così, mi attira più Livetopia, sono sincera, devo dire la verità. Però non ci ho mai giocato poi effettivamente e sono abituata a Brookhaven, quindi scelgo Brookhaven. Però
però proverò sicuramente Liptopia, ragazzi, perché mi ha veramente colpito. Anche io, se dovessi fare un roleplay, ragazzi, sceglierei a mani basse Liptopia, perché comunque è molto più curato, i dettagli sono molto più curati, viene anche qualcosa di molto più bello a livello visivo. Però se devo essere sincero, preferisco molto di più Brookhaven, perché si possono fare tante amicizie ed è sempre la cosa più divertente, divertirsi con gli amici. Un'altra cosa è che dà, secondo me, un punto a Brookhaven è che è molto più intuitivo, quindi è molto più facile cercare le cose, gli oggetti, le animazioni, le macchine. Esatto. Su Liptop, essendoci troppe cose, diventa un po' più... richiede molto tempo prima di abituarsi. Sì, esatto. Va benissimo, ragazzi, se vi è piaciuto questo video delle differenze tra Liptopia e Brookhaven, lasciate like e iscrivetevi al canale per tanti altri contenuti proprio come questo. Ci vediamo alla prossima avventura qui su Roblox.